Onorevole, in base ai dati di un recente sondaggio, le principali preoccupazioni degli italiani sono lavoro e sicurezza, sicurezza poi tra l'altro intesa proprio come lotta alla criminalità. Questo sondaggio esce proprio nel momento in cui il governo Renzi ha annunciato dei tagli alle risorse destinate alle forze dell'ordine. Cosa ne pensa? È uno dei tanti annunci fatti da Renzi, che da quando si è insediato con una manovra di palazzo alla presidenza del Consiglio dei Ministri sta annunciando una serie di provvedimenti, alcuni dei quali assolutamente incomprensibili, tipo questo. Risulta alquanto anacronistico il fatto che dal sondaggio esca questa paura degli italiani per quanto riguarda una criminalità che cresce, e contestualmente sentire che il governo taglia le risorse destinate alle forze dell'ordine, che sono quelle che devono garantirci la sicurezza. Questa risulta una cosa assolutamente incomprensibile. È importante anche nella sua gravità l'altro elemento sottolineato dal sondaggio, che è quello legato al lavoro. Il lavoro è il problema degli italiani. Purtroppo un ragazzo, un giovane su due non trova lavoro nel nostro paese, tanti sono costretti ad emigrare. La cosa ancora più grave è il fatto che tra coloro che non trovano lavoro, una parte importante di questi smette di cercare di lavorare perché ritiene che non ci siano le condizioni per poter trovare lavoro. Questa è una cosa che ci deve preoccupare e deve impegnare tutti noi a fare in modo da poter lavorare per garantire prospettive sia ai giovani, ma prospettive anche a coloro che si trovano in condizioni ancora più drammatiche. Certo, è grave il fatto che un diciottenne o un ventenne non riesca a trovare subito, magari appena finito gli studi, collocazione nel mondo del lavoro. Ma è ancora più grave l'assistere al fatto che ci sono delle persone, dei padri di famiglia, madri di famiglia, che rimangono senza lavoro magari perché l'azienda per la quale lavoravano chiude e si trovano a 50 anni, magari con il mutuo da pagare, la famiglia da mantenere, si trovano a 50 anni nelle condizioni di non poter più essere reintegrati nel posto di lavoro. Questa è una cosa assolutamente grave. Il nostro appello al governo è che agisca non tanto per dare il contentino di 85 euro al mese a chi già ne percepisce 1500, ma che possa magari destinare queste risorse a chi percepisce una pensione minima, per i quali 85 euro sicuramente rappresenta una differenza, ma l'impegno maggiore deve essere rivolto a creare nuovi posti di lavoro per fare in modo da poter garantire prospettive non solo alle giovani generazioni, ma a chiunque nel nostro paese abbia voglia di lavorare. Grazie onorevole, arrivederci.